Bella ragazzi, bentornati su FIFA Hit. È finita questa settimana di scuola e finalmente ci avviamo a vivere le nostre vacanze di Natale e quindi preparerò tanti episodi per tenervi compagnia durante le ferie. Ma affrontiamo adesso questo nuovo episodio in cui, come state vedendo, c'è la partita big match Arsenal-Manchester United, come avevo già accennato nell'ultimo episodio. Partita che inizia nel primo tempo con in realtà pochissime occasioni, più dalla parte del Manchester United che dalla parte nostra, ma è una squadra che sicuramente è già da più tempo ben diciamo, organizzata rispetto alla nostra, in cui stiamo facendo un progetto da poco e quindi possiamo aspettarci comunque di essere sopraffatti dal punto di vista del gioco, però in realtà non c'è tanto distacco a livello qualitativo se non negli attaccanti e quindi alla fine non siamo riusciti a segnare, ma non siamo neanche riusciti a subire così tanto gli attacchi del Manchester United e purtroppo questa partita che poteva promettere in realtà grande spettacolo è finita 0-0. Alcune volte succede con i big match che le due squadre si annullano e potremmo dire che questo è stato proprio il caso emblematico, ecco, di quando succede. E quindi diciamo che era una prova del 9 che dovremmo rimandare perché non siamo riusciti a dimostrare di avere già le carte in tavola per puntare in altissimo. Però comunque non abbiamo perso ed è già una buona cosa contro una squadra come il Manchester United. Nel frattempo organizziamo la nostra formazione per questa partita in casa, come vedete nel nostro bellissimo stadio, l'Emirates Stadium, contro il Rosenborg, squadra norvegese se non sbaglio, sicuramente inferiore a noi e quindi usiamo la tattica del turnover come nella volta scorsa. E nonostante il turnover, devo dire che attacchiamo lo stesso di più noi rispetto a loro. Devo dire che diciamo che le nostre seconde linee sono ancora privilegiate rispetto ai loro titolarissimi, anche se non arriva il gol nei primi minuti. Qua purtroppo arriva la pazzia di Rio Miyaichi, il giovane velocista alla destra, che nel tentativo di prendere la palla scivola e fa un fallaccio da dietro che viene punito con il cartellino rosso. È stato un po' sicuramente un cartellino inutile che ci ha messo un po' in crisi. Per fortuna a calmare le acque c'è questo bellissimo piattone a giro di Oxlade Chamberlain al 22esimo che ci porta almeno sul vantaggio di 1-0. Consapevoli però che fare un'intera partita con un uomo in meno, anche se contro una squadra più debole, può comportare dei rischi. E infatti arriva questo contropiede, il nostro difensore casca a terra, non riesce a spazzare il pallone e Fred Heimholm fa l'1 pari al 33esimo. A questo punto devo dire che si va all'intervallo sull'1-1, che è un 1-1 un po' con tanti punti di domanda, perché diciamo c'era il dubbio se l'Arsenal sarebbe riuscita a fare tutta una partita con un uomo in meno e per fortuna la risposta è stata positiva perché è arrivato il gol come avete visto prima di Koscielny e anche il palo in questo caso ci ha salvato dal possibile 2-2 del pareggio e era inevitabile comunque scoprirsi ma in varie occasioni, come anche in questa, proprio per il rotto della cuffia, riusciamo ad evitare di subire il gol. Quindi, comunque, grande sacrificio e grande resistenza per evitare il pareggio e mantenere il vantaggio. E quindi, niente, arriviamo alla fine della partita, in cui, nonostante l'uomo in meno dai primi minuti, siamo riusciti a portare a casa i 3 punti. E più che la qualità del gioco è stata soprattutto la quantità fisica che hanno espresso in campo i 10 giocatori rimasti che sono riusciti in questo modo a evitare di subire troppe ripartenze e a mantenere il vantaggio fino al fischio finale. A questo punto però inizio a pensare che forse sia il caso di vedere se ci sono delle alternative nella nostra formazione, passare magari da un 4-3-3 a un 4-2-3-1 e il tentativo lo facciamo con l'Everton e apparentemente sembra andare subito tutto bene perché al 15esimo arriva questo gol di Eriksen
che ci porta in vantaggio. E devo dire che non c'è una grande differenza, però col 4-2-3-1 effettivamente il gioco sembrava un po' più fluido. Purtroppo al 36esimo, sulla prima azione dell'Everton, arriva il gol di Jelavic ed è una di quelle partite in cui hai l'impressione che il gioco in fondo voglia farti perdere. E la conferma ce l'abbiamo qui, dove spesso interventi anche bruttissimi da parte dei portieri vengono puniti col giallo invece che col rosso, e questo, che in fondo mi è sembrato più involontario, sicuramente non deciso da me, ecco, mentre stavo giocando, è stato punito con il rosso, e quindi ci troviamo alla seconda partita di fila con un uomo in meno, cosa che ha messo un po' in difficoltà i giocatori, come era comprensibile. Per fortuna entra Capino e subito si presenta così, parando il rigore prima del fischio finale del primo tempo. E devo dire entusiasmante comunque il rigore parato, contando che era appena entrato in campo, e quindi pubblico ospite di tifosi che si accende. E il gioco inizia a girare anche abbastanza bene, nonostante l'uomo in meno, ma non troviamo il gol. L'Everton si spegne e il risultato si fissa fino alla fine sull'1-1. Quindi secondo pareggio di fila in campionato, però comunque arrivati questi due pareggi contro due ottime squadre, e contro l'Everton, che era forse la partita delle due più facili, sicuramente rispetto al Manchester United. È stato comunque un pareggio positivo perché è arrivato con un uomo in meno. E quindi arriviamo più o meno alla fine del mese di settembre, in cui abbiamo ancora molti dubbi su come potrebbe rendere a lunga durata la nostra squadra, ma ci sembra comunque per ora non troppo negativo il bilancio. Nel frattempo assumiamo anche due osservatori, uno inglese e uno francese, non per scelta mia, ma perché erano i due migliori nella lista, e decidiamo di cercare giovani talenti per il nostro vivaio. Quello inglese lo mandiamo in Inghilterra perché è più, diciamo, favorito la possibilità di trovare giocatori di prospettiva, e invece quello francese, invece di mandarlo in Francia, ho deciso di mandarlo in Italia, visto che molti di voi giustamente mi hanno detto dimostra un po' di patriottismo e prendi qualche giocatore italiano per l'Arsenal. E non avendolo fatto nei trasferimenti in estate, ho deciso di mandare l'osservatore per i giovani del vivaio. E così decido di simulare la partita di Capital One Cup, di fare un turnover completo. In questo turnover però inserisco Giroud, che sicuramente per noi è una seconda scelta, ma in realtà è molto forte, infatti è lui a decidere la partita e a farci proseguire in quella competizione, che è un po' presa sotto gamba effettivamente. La FA Cup è più importante rispetto alla Capital One, però comunque non fa mai piacere essere eliminati da qualcosa, e quindi sono contento che anche le seconde linee facciano bene in questi tipi di competizioni. E tante partite in questo episodio, come vedete, perché nel campionato inglese praticamente c'è una partita ogni 2 o 3 giorni. E quindi abbiamo possibilità di vedere tante partite a ogni episodio. Spero sia una cosa che vi piaccia, ecco. Siamo ancora a metà classifica, ma è presto per guardare la classifica, siamo appena all'inizio. E questa partita sotto la pioggia viene subito cambiata dalla decisione dell'arbitro al 9° minuto di assegnarci il rigore. Rigore questa volta, a differenza che all'inizio della stagione, viene realizzato da Podolski, che quindi segna questo gol importante che ci porta subito in vantaggio. Vantaggio che a questo punto viene aumentato con il gol di Ola John al 30esimo. Ola John, che devo dire sto alternando in maniera ottima assieme a Oxlade-Chamberlain, in modo tale che nessuno dei due diventi, diciamo, si senta, diciamo, una seconda chance. Tutte e due vengono scelti in maniera uguale, in base a chi ha la forma migliore. Mentre vi raccontavo questa cosa, avete visto il gol di Mulumbu, che ha accorciato le distanze, e purtroppo qua Podolski dimostra che forse nel colpo di testa ha qualche lacuna, sicuramente non di piede, ma nel colpo di testa possiamo dire di sì, perché infatti non riesce a segnare. Anche qua Eriksen non trova spazio e finisce
il primo tempo sul 2-1. Comunque devo dire Arsenal positivo. È ovvio che è meno stimolante usare una squadra come l'Arsenal rispetto a una squadra come l'Hannover che è sconosciuta e in cui i risultati contano anche un po' meno. Però comunque il vantaggio di usare giocatori forti e questo gol comunque sempre di Ola Aina dimostra che effettivamente prima c'era un trascinatore come Kenwyn Jones, adesso è più il gioco del gruppo a fare la differenza. Anche se diciamo rispetto alle azioni che creo i gol alla fine sono pochi, qua avete visto prima un tiro di Eriksen, ma poi qua con un ottimo giro palla riesco a liberare il destro per Wilshere e quindi alla fine partita che finisce sul 3-1, ma che in realtà a livello del gioco è stata dominata da noi. E per il momento è tutto, ma aspettatevi a breve il prossimo episodio, visto che adesso essendo in vacanza cercherò di fare il mio meglio per portarvi tanti episodi. E quindi mettete un mi piace e alla prossima.